Per l'intervista di oggi sul 98.0 abbiamo il piacere e l'onore di avere il nostro ospite il sindaco del comune di Patti, Mauro Aquino. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio, Antonio. Buon pomeriggio a tutti gli spettatori di 98.0. Allora, sindaco, ci sono due principali argomenti che vorrei trattare con lei. Il primo riguarda la cosiddetta fase 2, no? Cioè è una situazione che sta mettendo, secondo me, ulteriormente in difficoltà i centri, soprattutto i più piccoli, gli amministratori, perché a parte la poca chiarezza che spesso qualcuno denuncia, ci sono anche le esigenze di chi vorrebbe riaprire, di chi magari ha la necessità quasi vitale di poter riattivare la propria attività commerciale. A Patti qual è la situazione? C'è un sentimento di grande preoccupazione, come ritengo un po' ovunque, anche di delusione, se vogliamo, rispetto ai tempi che il Presidente del Consiglio e il DPCM hanno scadenzato e hanno indicato nei giorni scorsi. Francamente c'era il diffuso sentimento, il diffuso convincimento che anche in considerazione di un andamento dei contagi piuttosto incoraggiante, ecco, alle nostre latitudini, si potesse in tempi più brevi e più rapidi riaprire, anche tenendo conto che purtroppo la crisi epidemiologica, la crisi sanitaria si è innestata nei nostri territori su una situazione economica che era già fortemente compromessa, già fortemente in crisi, e adesso cominciano a sentirsi gli effetti con ancora maggior virulenza sotto forma di difficoltà anche quotidiane per il soddisfacimento di bisogni, diciamo, basilari. E poi c'è grande incertezza per quel che riguarda le regole di ingaggio, per così dire, cioè quali saranno gli accorgimenti, le prescrizioni, le restrizioni che si dovranno osservare nel momento in cui sarà consentito ai negozi, ai bar, ai ristoranti di riprendere l'attività. In questa situazione di grande incertezza diventa ancora più difficile programmare il futuro ormai prossimo, diventa difficile pensare a come aprire e, ahimè, proprio oggi ne parlavo con diversi esercenti, in qualche caso anche decidere se aprire, perché anche di questo purtroppo dobbiamo prendere coscienza. Ecco, proprio di questo, cioè a volte aprire senza avere questo genere di certezze significa anche affrontare delle spese maggiori, no? Quindi forse l'opzione è proprio quella di non aprire fino a quando non si hanno certezze o comunque fino a quando la situazione non sia definitivamente stabilizzata. Mi sembra questa che sia la linea un po' non soltanto dei commercianti di Patti, ma di tanti altri comuni. Sì, diciamo che degli elementi di certezza in più aiuterebbero a fare delle valutazioni importanti, perché l'incertezza non fa che alimentare la preoccupazione per il futuro e in qualche caso, come ti dicevo prima, anche il convincimento che è meno dannoso non aprire piuttosto che aprire con tutte queste incertezze, con queste prescrizioni e con una situazione complessiva. Mi riferisco per esempio alle tante attività legate al turismo, alla ricettività in generale, che per la città di Patti, ma penso per tutto il territorio, costituiscono una parte molto importante del prodotto interno lordo, chiamiamolo così, subiranno inevitabilmente delle ripercussioni molto importanti. E allora qualche operatore mi ha già preannunciato che per questa stagione non prevede completamente di aprire, pensando di così facendo poter meglio organizzare la prossima stagione, quella del 2021, contenendo le spese intanto in questa. Anche perché sembra che a livello nazionale di aiuti se ne vedano con il contagocce, si capisce, naturalmente non è semplice poter aiutare tutti gli operatori del settore in tutta Italia, ma lo diceva lei prima, in considerazione anche dei contagi che riguardano la nostra provincia, per esempio già il secondo giorno consecutivo ieri zero contagi, la situazione tutto sommato è sempre stata sotto controllo anche per l'ottimo lavoro dei vari amministratori locali, e quindi
È presumibile che magari una riapertura regionale, definiamola così, se non addirittura provinciale, poteva essere auspicabile. Questo secondo lei perché non è stato fatto? Cioè perché è stata uniformata la Sicilia come la Lombardia, che sinceramente non sembra proprio il caso. Io non conosco le ragioni, ovviamente. Qualcuno diceva che a pensare male si fa peccato, ma a volte si azzecca. Non vorrei che questa scelta di non dare corso ad aperture regionalizzate, diversificate, per macro aree territoriali, chiamiamole come vogliamo, sia legata alla volontà di non in qualche modo danneggiare ulteriormente dal punto di vista economico le zone che purtroppo, e questo ovviamente ci dispiace, sono state più esposte alla crisi sanitaria. Mi dispiacerebbe molto pensare che alla base del comportamento e delle decisioni dell'esecutivo nazionale ci siano questi ragionamenti. Ma anche su questo, come dire, navighiamo davvero a vista. Proprio oggi ho sentito delle dichiarazioni affari regionali che invece apre ad una possibilità di aperture diversificate. È quello che da amministratore, ma anche da siciliano, vorrei che avvenisse, vorrei che il presidente della regione siciliana, il presidente Musumeci, fosse molto determinato a porre, per come ha già posto la questione al governo nazionale. Fermo restando, sia ben chiaro, il rispetto di tutte le norme di sicurezza, di distanziamento, di sanificazione, tutte le precauzioni che, per carità, sono indispensabili. Ma ci sono tutta una serie di attività. Faccio un esempio: oggi ho ricevuto un falegname, ne abbiamo parlato, dice: io lavoro da solo nella mia attività, non ho se non raramente contatti con il pubblico, non ho dipendenti, perché io non posso aprire e devo continuare in linea di principio a pagare l'affitto? Ecco, io credo che un approccio più attento da parte del governo nazionale si impone arrivato a questo punto. E non entro nel merito poi delle scelte di politica economica che ha fatto questo governo, in alcuni casi mi sento di dire anche scarsamente comprensibili fino a questo momento. Riguardo poi oltretutto alle misure di sicurezza o comunque di distanziamento, mi sembra che anche che il popolo messinese della provincia o anche tutto comunque quello siciliano le ha rispettate, come visti anche i risultati fortunatamente che continuano ad arrivare. Poi un altro argomento che volevo trattare con lei è che proprio ieri ha diffuso la notizia di aver proprio con delibera interrotto qualsiasi tipo possibile di sperimentazione sul 5G. Ci vuole spiegare effettivamente qual è il motivo? Perché è troppo facile oggi come oggi, in questo determinato periodo, pensare immediatamente a sono legate il coronavirus col 5G, visto le tante notizie, per lo più naturalmente non veritiere, su questo argomento. Perché ha bloccato qualsiasi tipo di sperimentazione sul 5G nel territorio di Patti? Faccio una premessa. Io sono fermamente convinto che la tecnologia sia un bene e che attraverso la tecnologia si determinino miglioramenti, nella stragrande maggioranza dei casi, miglioramenti, dicevo, delle condizioni di vita delle persone. Non sono convinto che la Terra sia piatta, non sono convinto che il coronavirus sia il frutto di un attacco degli alieni o quant'altro. Sono però, come ritengo tutti, molto attento alla tutela della salute mia, dei miei familiari e, visto il ruolo che ritrovo, anche dei miei cittadini. Dall'idea che mi sono fatto, leggendo, studiando, compulsando atti, non guardando video su YouTube come qualcuno mi ha simpaticamente accusato di fare, mi sono fatto il convincimento che è ancora un convincimento chiaro e delle certezze in merito all'impatto che questa tecnologia ha sulla salute umana non c'è, se è vero come è vero che i maggiori istituti scientifici di ricerca, ma anche gli enti amministrativi a cui è demandato il controllo del territorio, mi riferisco per esempio all'ARPA Sicilia, non hanno chiarito in maniera incontrovertibile che in effetti l'impatto di queste delle frequenze di questa tecnologia può avere sulla salute dell'uomo.
E allora, senza voler dire in maniera manichea o voler fermare il progresso con le mani, ho semplicemente ritenuto di fermare la palla un attimo, fino a quando non ci sarà chiarezza. Ho richiamato espressamente nella mia ordinanza un parere recentissimo dell'ARPA Sicilia, che è del 20 di aprile, che ha sostanzialmente rilasciato un'autorizzazione ad una compagnia telefonica, a condizione, cioè a condizione che vengano effettuate delle rilevazioni a cadenza mensile o trimestrale per i prossimi 6 mesi, alla luce delle quali rilevazioni sarà possibile farci tutti quanti un'idea più precisa. E allora, io penso che siccome senza 5G per 6 mesi non credo che morirà nessuno, abbiamo il 4G, ci stiamo parlando in questo momento, sebbene ci Assolutamente, siamo certo. a diversi chilometri di distanza, utilizzando la tecnologia che abbiamo già a disposizione. Utilizzarla per altri 6 mesi, rimandando ad un momento non lontanissimo nel tempo o indefinito, ma a 6 mesi, una ulteriore più attenta valutazione, credo che sia un elemento di prudenza, che peraltro è un principio riconosciuto dall'Unione Europea, che vada applicato con, come dire, cognizione di causa. E questo ho ritenuto di fare. Grazie Sindaco per essere stato con noi, la disturberemo sicuramente anche in futuro, soprattutto per dare buone notizie, perché insomma ci auguriamo tutti che questa emergenza coronavirus vada a scemare giorno dopo giorno. Grazie Sindaco. Grazie e a presto a tutti.